Du de Juin, le passa da un paro di dì, però torno mamma su sti temi. La festa della Repubblica, che coincide con la data in cui si scelse fra, appunto, fra monarchia e Repubblica, la maggioranza degli italiani scelsero la Repubblica e diedero mandato all'Assemblea Costituente di scrivere la Costituzione, che sarebbe stata scritta nei mesi, nell'anno e mezzo successivo. Entrata in vigore, come sappiamo, il 1° gennaio 1948. Ecco, quella che cominciò a nascere da quel 2 giugno 1946 è la Costituzione che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito lungimirante e saggia. Definizione quanto mai pertinente, quanto mai precisa. Saggia perché fu frutto di confronto fra persone di diversa estrazione e diede delle direttive, impostò un sistema di governo che è stato anche appunto lungimirante. Poi tornerò su qualche articolo dove si vede proprio questa lungimiranza, questa visione del futuro. Purtroppo in questo momento di lungimiranza non ne vedo in giro molta, sia perché c'è chi pensa a modificare la Costituzione che ha questo impianto così ben organizzato. Certo, è sempre migliorabile, ma una repubblica che è fondata fondamentalmente sul Parlamento, è una repubblica parlamentare la nostra. E quindi modificare la Costituzione da questo punto di vista ritengo che sia non buono, non mi pare una buona scelta. E intervenire sulla Costituzione occorre vedere su quali articoli intervieni. Faccio riferimento per esempio anche alla Costituzione francese dove è stato inserito come diritto costituzionale quello all'interruzione della gravidanza, che a mio parere, ma anche di molti, è stata una cosa non certamente positiva e anzi anche divisiva. E sinceramente, certo, da cattolico non la condivido, ma ho trovato persone non credenti che hanno con me convenuto che è stata una scelta quella dei francesi assolutamente non pertinente, non è una cosa da Costituzione. E così come la lungimiranza non mi sembra che regni molto nella gestione della politica europea in questo momento, perché l'Europa dovrebbe essere unita, stiamo votando per il Parlamento europeo, ma sulla politica estera, su quello che avviene appunto fra gli Stati europei, purtroppo si vedono delle prese di posizioni diversificate. Questo certamente non depone a favore di una vera Unione Europea. E soprattutto, ripeto, se uno vuole parlare, come ha fatto il Presidente della Repubblica, di saggezza e lungimiranza in politica, c'è ancora strada da fare. Ci tornerò su questi temi perché, ripeto, mi sembra molto importante. Qui aggiungo ancora una cosa che ho detto, che mi personalmente andrò a Utah. E come lo fa il Presidente anche da diversi altri, vi invidi andare a Utah, dopo ognuno che il catafera qualche credito che sia mei. Ognuno sceglierà il candidato, i candidati, la forza politica che ritiene più indicata per le sue aspettative, ma cerchiamo di non far mancare il nostro contributo, rechiamoci alle urne. Questo è quello che mi sembra giusto dover dire. Piuttosto, se uno volesse, anche lasciando che sono la scheda bianca, ma recandosi appunto a votare. Ricordiamo che si voterà l'8 e il 9 di questo mese, fra pochi giorni. Questa è la Camera dei Deputati e concludiamo questo piccolo intervento appunto con un ulteriore invito ad impegnarci. Ciao a tutti, sti bene. Ciao ciao.